le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Ciao, ciao a tutti e ben ritrovati nel nostro Night Show Viva la Mamma! Io sono Monica e con me alla regia c'è il nostro Emanuele. Oggi, venerdì 27.01.2023, ore 21.10, siamo in ritardissimo perché abbiamo avuto qualche problemino di connessione, ma tranquilli, tutto risolto. Oggi Viva la Mamma si veste di psicologia in pillole con la nostra dottoressa Monica Di Somma, psicologa clinica, che è qui al telefono con noi. Ciao Monica! Buonasera a tutti, Bonsoir! bentrovati Grazie anche a e te! pronti oggi ad esaudire la richiesta che ci è stata fatta. È vero, nella scorsa stagione, è vero, c'era stata fatta una richiesta specifica. Quindi dillo di tu, cui qual non è? Si chiedono mai, Monica? Non ce le fanno mai in maniera sociale e del fuori casa, perché ricordiamo sempre che le regole sono a casa ma anche fuori casa. Esattamente. E non sempre i ragazzi e i bambini reagiscono nella stessa maniera alla regola a casa o fuori casa. Verissimo, proprio verissimo. Quante volte abbiamo sentito magari dai genitori, degli amichetti, dei nostri figli quando vanno a casa di uno o dell'altro, dice: oh, ma tuo figlio, tua figlia è bravissima. Sì, ma proprio non me ne accorgo nemmeno. Poi arrivi a casa e scopri una iena ridens che te ne fa di tutti i colori. E poi dici: ma com'è possibile che a casa fa la iena e fuori l'angioletto o l'angioletta? Ecco, oggi andiamo un pochino a trattare questo in maniera un Interessantissimo. po' sommaria, come Sì? sempre, perché siamo insieme un'oretta, forse stasera No, anche qualcosina in meno perché siamo partiti dopo, no. quindi No, andiamo proprio a ok. toccare dei Sì, punti. andiamo a toccare dei tasti. Allora, Dolenti. intanto nei bambini Sì? la regola, e poi qui siamo già a un primo ponte, Sì? è una sorta di schema da seguire Sì? che deve essere comunque compreso. Ok. E qui c'è già un primo ponte con gli adolescenti, anche per gli adolescenti la regola deve essere compresa, però c'è un mondo completamente diverso, ovviamente, che va a vivere quella regola e allo stesso tempo un mondo completamente diverso che va a dover rispettare questa regola. Quindi inevitabilmente dobbiamo far sì che i nostri figli si pongano a quella regola e noi stessi porci Sì. in modo diverso. Ok, In questo perfetto. percorso a me viene da dire che entrambi cresciamo. Sì, vero. Perché allora nessuno nasce con il manuale di istruzioni già in mano, Purtroppo no? no, si sono dimenticati di fornircelo. cioè col parto non ti dà No, che il no, manuale. invece ci vorrebbe proprio un Per cui in vademecum. alcuni momenti veramente sperimentiamo, Eh no? sì. Ci ritroviamo a mettere le mani in pasta dicendo boh, cosa faccio, cosa non Sì, faccio. sì. Allora, facciamo un passo su i 2-4. Sì, Da belli anche bambini quelli. a me Belli. capita che arrivi in studio genitori disperati perché questi bambini sostanzialmente decidono loro, tengono in pugno loro i genitori e fanno tutto Sì, capricci, io mi ricordo loro, qualche capricci, urla, scene, ma più che esatto. tutto, Sì. cioè, mi capita che qualcuno mi dica prima o poi mi arrestano i vicini Esatto, perché pensano che io la maltratto con esatto, gli sto, i pazzi. la sto distruggendo e invece io non le sto facendo Perché io la sto niente. facendo, invece in realtà se Certo. vai bene a vederla ci dovrebbe essere il telefono genitore in quel Certo, caso. brava. Oltre al telefono azzurro, anche il telefono, non so, viola, arancioni, ecco, Sì, inventiamolo. per il genitore disperato che non sa più che pesci Esatto. pigliare. Sì. Perché in quei casi i genitori che mi arrivano in studio sono veramente dei genitori che non sanno più che pesci pigliare. Eh sì. Che pesci pigliare. E anche in questo caso, se faccio un volo sull'adolescenza, mi ritrovo dei genitori di figli di adolescenti. Certo. Se allora intanto definiamo che l'adolescenza non è più il 14-18, ma Ah si no, sposta, certo. Sì. è ampliata. Allora la preadolescenza inizia a essere intorno agli 11-12, Ah sì. 12 diciamo, dipende poi se maschio o femmine. È vero. Perché per i maschi magari siamo più verso i 12, per qualche femmina anche verso gli 11, Sì, è come vero. Sì, preadolescenza. sì, sì. E già nella preadolescenza succedono un sacco di cose.
Beh, si vede sia una di certa linguistico differenza. che emotivo Sì. che sociale, e Sì. quindi già lì si va a scombustolare il mondo. Nell'età dei 2-4 c'è un po' prendere coscienza da parte del bambino di chi è, di che ruolo ha e di tutto ciò che ha vissuto. Allora, ricordiamoci che se noi vivessimo in una sorta di righello lineare, Sì. tutto avrebbe un bel manuale d'accompagnamento. Siccome questo manuale d'accompagnamento invece viene disturbato da una serie di eventi esperienziali che il bambino vive e che l'adolescente vive, questo Certo. manuale va un po' scritto pezzo per pezzo, situazione per situazione, con delle Sì. regole sicuramente di base Certo. similari, Sì. ma non possiamo dimenticarci che un bambino che vive determinate situazioni ansiose, determinate situazioni di stress, piuttosto che sperimenta molto presto. Non parlo tanto del lutto di un nonno, ma quanto magari di situazioni di malattia dei genitori stessi, cioè Sì. quella paura di perdere. I nonni sono importanti, ma Certo. mamma e Ah, no, papà beh, hanno un ruolo certo. fondamentale. No, chiaro, sì. Quindi vanno a far crollare la terra sotto i Sì. piedi al bambino in maniera ancora più forte. Sì, beh, Quindi chiaro. questo teniamone conto. Sì. Allora, il bambino dai 2-4 anni è un bambino che sperimenta la regola, che ne deve prendere coscienza dove? Il genitore cosa deve fare? Ecco, in questo caso il manuale dice che cosa fare con la regola in quell'età. Sì. Andare a spiegare il perché della regola in maniera concreta Sì. attraverso quello che è il meccanismo del pericolo, non pericolo, del si fa, non si fa, Sì. dell'essere bravo, non essere bravo, non tanto in merito a, cioè in tema di meritocrazia, ma essere bravo a livello del si fa, non si fa, Sì. cioè non faccio male agli altri, Ok. Sì. non vado a disturbare l'altro, non vado a creare un problema all'altra persona nell'usare un determinato comportamento, anche se il bambino è molto centrato su se stesso, quindi dell'altro, tutto sommato, Non gliene importa non è che gliene assolutamente freghi niente. No, tantissimo a ma quell'età, no? no, esatto. Quindi, noi però iniziamo a dargli questo rimando, Sì, che in ok. realtà resta lì. E basta. Va Mi bene. sembra che sia assolutamente inutile. Yes. Un Monica, corretto. cosa dici? Ti chiedo un piccolo Un break? break, va bene, va bene, va bene. Va benissimo. Allora, prima proposta musicale. Ah, questa qua è scelta da me. Poi mi dici se ti piace. Musica! I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. But even with nothing on, bet I made you look. I made you look. I'll make you double take soon as I walk away. Call up your chiropractor just in case your neck break. Ooh, tell me what you gonna do. I'm about to make a scene, double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up, gonna make your glasses steam. Ooh, tell me what you gonna do. When I do my walk, walk, I can guarantee your job will drop, drop. Cause they don't make a lot of what I got, got. Ladies, if you feel me, this your bop, 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 bop. I could have my Gucci on. Gucci on. I could wear my Louis.
Rieccoci su Radio SP30. Lei era Meghan Trainor. Io adoro questa canzone. Allora, se volete, vi ricordo che potete interagire con noi in diretta, quindi potete scrivere i vostri messaggi che poi verranno letti. Allora, o tramite Spreaker, l'app, cercate Radio SP30 Viva la Mamma, trovateli con Cina e da lì mandate i vostri messaggi, o direttamente se ci state ascoltando tramite il sito della radio, che è radiosp30.xyz, anche lì dove c'è la live, c'è l'iconcina messaggio e da lì potete scriverci. Allora, cara Monica, questa sera, stiamo affrontando un bel bivio, perché qua abbiamo uno spaccato di età completamente diversa, completamente, però, insomma, qualcosa ci fa capire che poi non sono così distanti queste due fasce di età. Allora, non sono così distanti, in realtà no, sono distanti ma hanno delle similitudini e soprattutto gestire bene la fase infantile ci permette di arrivare all'adolescenza non pensando di partire con un viaggio di sola andata, ma di restare e provare a metterci uno scudo e affrontarla. Non so se rendo l'idea, nel senso che l'adolescenza di solito i genitori che decidono di arrivare e ne arrivano meno rispetto a quelli dei bambini, perché in adolescenza pensa, cioè il genitore medio dell'adolescente pensa che se ormai l'ha tirato all'adolescenza vuol dire che tutto sommato il genitore lo sa fare, Ah, ok, dici nessuno. Ok, se sono no? arrivato E fino a quindi qua. mi permetto di andare a chiedere aiuto, cioè sono arrivato fin qua, io mio figlio lo conosco, quindi non mi serve l'aiuto di nessuno. Quelli che arrivano sono quelli che sono nelle condizioni più disperate. E per più disperate intendo che veramente hanno segnalazioni scolastiche, stupismo, paura che i figli si combinino danni di vario genere, fughe, carabinieri. Quindi arrivano quando la situazione è veramente all'apice. Arrivare un pochino prima non sarebbe tanto male, perché in quei casi metterci le mani in pasta non è impossibile, ma è più lungo, è più importante come tipo di lavoro, proprio come investimento lavorativo, quindi tempistiche, ma anche stress per la persona, poi iniziano ad esserci meccanismi di rifiuto, No, è quindi non è esatto. detto che al primo psicologo che vede il ragazzo dica sì. Potrebbe passarne 3 o 4, nel frattempo c'è frustrazione, nel frattempo i genitori non sanno che pesci pigliare, eccetera, eccetera. È Quindi, una bella torniamo situazione. facendo un passo indietro ai 2 o 4, perché tanto quelli li facciamo proprio a spot, nel senso che diciamo giusto 3 cose ancora, ma poi facciamo il nostro volo sull'adolescenza, perché la domanda era quella. Però se non creo la base, No, va non benissimo. possiamo capire Partiamo da il lì. resto. No, va Allora, bene. il bambino deve sì, conoscere e rispettare la regola, ma se questa viene imposta, non viene introiettata, se non viene introiettata, non viene compresa, se non viene compresa, ci sarà intanto un reiterare del non rispettare la regola nel qui ed ora, quindi nei 2-4, ma nel futuro non ci sarà il meccanismo per cui comprendo una regola, la rispetto perché l'ho compresa ed eventualmente nella fase in cui sto affermando me stesso come adolescente, quindi come quasi adulto che va a prendere il proprio posto nel mondo, la propria identità, sarà ancora più difficile che io mi adegui ad una regola quando voglia di non averne di regole. Quindi il passo antecedente è proprio quello di intanto gestire la crisi, perché di fronte ad ogni regola, nei 2-4 è probabile che spesso, non sempre, ma spesso arrivi una crisi del bambino. Pensate al bambino stanco a cui dite un no, si scatena l'inferno dai 2-4. Pianto, no, ma io questo, ma io quello, gli occhioni, il naso che cola, il calcio, lo scalciare, lo sparire, il decidere che quella cosa la faccio proprio quando siamo al supermercato, se a te mamma ci dà tanto fastidio che urli in Ah, giro. certo, ovviamente nei momenti migliori. Per cui ecco, in questi bambini sono estremamente capaci di cogliere quando noi siamo più deboli, quando noi siamo più in difficoltà, quando noi andiamo a cedere e a calarci le braghe per evitare che loro facciano casino. Anche 2 anni. Quindi
iniziamo a capire che quelle situazioni vanno gestite con una linearità e con una coerenza educativa da parte di entrambi i genitori. E qui andiamo su un tema grosso. Sì. Una di quelle belle bombe a orologeria che scoppiano e che creano la Sì. crisi nella coppia. Tasto dolente, beh, certo. Allora, la coerenza educativa è importante. Già abbiamo il nonno, lo zio, il vicino di casa che se ne frega di quello che diciamo. Almeno mamma e papà, ascoltiamoci, piuttosto ci insultiamo in camera da letto. Certo, sì, ok. Però ascoltiamoci e teniamo la stessa linea. Perché? Perché anche qui si va a creare quel famoso ponte sull'adolescenza. Perché un atteggiamento incoerente da sempre fa mamma e papà permetterà al bambino di ottenere tutti i giochi che vuole, sì, ma all'adolescente di creare delle situazioni di conflittualità familiare dove le sue strategie saranno nettamente più ampie Ah, di quelle del certo. capriccio del gioco al supermercato, Sì. dove apri il cielo e fatevi il segno della croce, nel senso che se non avete lavorato prima sulla vostra coppia per essere una linea educativa comune, a quel punto dove lui barra lei cercherà in tutti i modi di mettervi uno contro l'altro per farsi dire ciò che vuole o per far emergere la sua arrabbiatura con il mondo, che poi vedremo che però non è una vera e propria solo arrabbiatura, è altro, no? Sì. Ecco, in questo senso si parte da subito, quindi coerenza educativa fra entrambi i genitori, scelta fatta in comune non solo sulle cose pratiche, che è Sì. qualcosa che sto dicendo molto spesso in studio, perché quelle coppie che io sto lavorando anche con qualche coppia. Ok. Dopo aver magari seguito anche il bambino o mentre sto seguendo il bambino emergono delle difficoltà. Quando la coppia riesce a dirlo, quando uno dei genitori riesce a dirlo, emerge magari anche la difficoltà di coppia. Ecco, Certo. in quei casi mi ritrovo spesso al noi parliamo, noi sappiamo parlare, noi riusciamo a dirci le cose, noi decidiamo insieme. Poi la decisione insieme è sempre l'acquisto del divano, l'acquisto del mobile e non le scelte che hanno una componente emotiva. Ecco, ricordiamoci che a scegliere il divano sono bravi tutti, o quasi, al massimo ci si scanna sul colore o sul Vabbè. materiale, ma poi a un dunque si arriva, dove poi Certo. magari tutte le sere uno dice ma era meglio dell'altro colore, Sì, però ma è facile. sì. Quello è un compito facile. Sì. Andiamo su un compito un po' più difficile, Sì. andiamo a scegliere insieme o a decidere insieme quelle cose che emotivamente ci mettono in scacco. Cioè, come gestiamo una bambina che piange ininterrottamente e non capiamo il perché? Come andiamo a capire il perché di quel motivo per cui fa così tanti capricci? Perché dietro a quei capricci, ok, che ci sono i terribili due, ma vi siete mai chiesti se non c'è un vero motivo? Magari quel vero motivo si chiama ansia. Proprio di recente parlavo con una pediatra che arriva lei all'interno del proprio gruppo familiare, la pipì a letto, non riesco ad abituarlo a togliere il pannolino, o c'è dietro altro a questo comportamento. È estremamente importante andare a capirlo, a discernerlo. Certo. Dove non ce la fate? Se tutta una serie di comportamenti sono il capriccio, Sì. il cambio fisica innata nel cambiamento, Sì. anche all'ansia. Ecco, Ahi. io lì faccio il biglietto di sola andata. Magari non mi fa male stare un po' via, Esatto, sparire perché un cioè, attimo. Sì, se ci sì. attacco anche quello, porca miseria, tanta roba poi. Tutto assieme Quindi è un bel macigno. iniziamo a dare la regola al bambino, ma facendogliela interiorizzare. Sì. Ricordiamoci che tutte le sue crisi sono da gestire nel momento di crisi in maniera anche ferma, con una serie di interventi che di solito non sono il io ti ho detto così, Sì, ma che dico. Poi adesso ci arriviamo a tutta questa parte. Poi gli dici che se fa dire te lo dice in altra maniera, ah certo, perché sì.
Sinceramente, la signora al supermercato Sì, beh, non è la madre di quella c'è bambina. la gente a cui piace dare sì, oppure il consiglio. Ah, una volta si faceva così. Ma lei cosa pensa di fare? Penso di farla mamma. Lei cosa sta facendo invece? La passante Sì, ficcanalo? no, quelli che ti dicono, ah, se fosse mio figlio, una bella pacca sul culo e vedi. Poi però suo figlio sta spaccando i paletti della stazionata del paese. Perdonatemi, ma io su queste cose sono estremamente nera Sì, no, e ma è vero. tranchant. No, no, è Nel senso vero. che poi chi giudica di solito ha le peggio cose intorno. Sì, oppure Quindi. magari non ha neanche figli, tra parentesi. Esatto, o ha quei figli scappati a 250.000 km di distanza, chiediamoci il Chissà perché. come mai. Ecco, Quindi, Monica, posso detto farti questo, fare un altro piccolo ecco, break? sì, Ok. possiamo fare solo una cosa? Diciamoci soltanto un'ultima frase sui piccolini, così poi partiamo in blocco con gli adolescenti, altrimenti Va ora che bene. riprendiamo non finiamo più. Ok, va bene. L'ultima frase è questa. Allora, tutte le norme sono fondamentali, vanno sempre accompagnate dalla spiegazione, seppur semplice, e ogni crisi va gestita, c'è cioè il pianto, la parte della consolazione, c'è cioè la parte, allora ci può essere nello scontro la parte fisica di contenimento, la parte emotiva di contenimento, la parte verbale di contenimento, lo scontro, ma ogni situazione deve finire con il far pace, con il trovare la quiete e con l'atto consolatorio. Quindi un lieto fine, diciamo, per ogni. Sì, perché quello permette poi di spiegare, di far spiegare al bambino il perché del no, ma soprattutto anche di far dire a lui o a lei, sono stanco, sono stanca, ho fatto così perché. Perché quello è anche importante, gli insegniamo a spiegare il A capire, perché certo, a delle loro spiegarsi. azioni. Sì, ok, E certo. quindi magari alla lunga non è un risultato che otteniamo in un No, giorno, chiaro, sì. ma arriveranno anche a dirci prima di essere andati a tirare giù magari uno scaffale dal supermercato, Sì. guarda che ho le scatole girate per questo. Quindi con questo più o meno un quadro estremamente rapido sulla regola del bambino l'abbiamo buttato lì. E Sì, certo. Ah, no, abbiamo quindi dato. dopo partiamo a andare un po' più a fondo su quella degli adolescenti. Pausa! Va bene. Adesso non so cosa c'è. Boh, sorpresa, musica. Since I was young, coming up, always marching to a drum, brought the thumb, brought the thumb. Always focused on me, one, 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 one. Now I wish that I could hold someone, someone. So tell my mama love her, call my baby sister, shoot a hug and kiss her. 'Cause life is just a mystery, and it's gone before you know it. So if you love me, won't you show it? 'Cause this life is one big symphony. This night is one for you. The trumpet on the saxophone. Life is skipping rope, keep going, finding solace in the note, do, 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 do. Had the struggle when I was broke, so low, so low. Writing music just to cope, no hope, no hope. Yeah, life is just perspective. Laughing when you wrecked it, smiling when you kept it together. You weathered the storm at the end of the play. You sang all the way. Doesn't matter how off key, if you did. If I played you the flute, see, it's my favorite one, 'cause it's so delicate and beautiful. I pull out the trombone if it's more suitable. Wanna make you smile, it's been a little while since I've seen the bite of your teeth. Been a hard year, lucky the guitar is here.
ritrovati su Radio SP30. Questa sera viva la mamma in versione psicologia in pillole con la nostra dottoressa Monica Di Somma, che ci ha parlato dei terribili 2-4 anni. Adesso passiamo ai terribili. Quali terribili? Diciamo 12, Sì. 20, E 24. devo dire che esatto, la fascia si sta allargando sempre di più. Allora, sono andata a vedere proprio per questo incontro quella che era la fascia statisticamente individuata come adolescenza oggi in internet, nei vari manuali, eccetera, quelli più recenti, no? Quindi mi sono rivolta a internet perché erano proprio quelli recenti, e mi dà 12-24 per essere precisi. Quindi aiuto, 12 anni di adolescenza, io Sì, scappo. il problema è che aiuto ancora 24, però, ciumbia. Sì, è quello che mi sconvolge, perché il 12 ero preparata, il Esatto, 24 è un un po' dato che meno. preoccupa anche me, nel senso che, porca miseria, una di 24 anni, la mia resilienza potrebbe essere andata a ramengo. Certo, Mi viene da dire, nel senso, la resilienza di ogni genitore potrebbe essere andata Ah, a sì. farsi un giro ora di 24 anni. Poi è chiaro che è un range generalizzato. Sì, no, ok. Però devo dire Però, che con gli anni si è, cioè questo divario è sempre cresciuto sì, sempre di c'è più. una società che non permette tanto come era tanti anni fa, perché in realtà neanche la nostra generazione è Sì. uscita tanto presto da casa, no? No, è vero, Però sì. sempre di più ritarda l'entrata nel Sì. mondo del lavoro in maniera definitiva, ritarda quello che è la fine degli studi perché vanno avanti tante, poi c'è il dottorato e poi c'è questo e poi c'è quello. E quindi ben vengano i dottorati, ben venga tutto il resto, però allo stesso tempo si dilata quella fascia di dipendenza dal nucleo familiare, per cui in qualche modo si dilata l'età adolescenziale. Detto questo, all'inizio proprio del nostro collegamento ci siamo detti: ma sono davvero capricci, sono davvero prese di posizione? Ecco, iniziamo a darci una risposta su questo. In realtà un po' come i terribili due, dove si va ad affermare se stesso perché c'è un momento di crescita, di affermazione della propria identità, seppur di bambino, quindi di presa di coscienza di sé, in quel caso, per l'adolescente c'è una presa di sé più grande, perché è una presa di sé che ha più parti che vanno a essere prese in considerazione, ma questo nell'adolescenza va associato a cambiamenti a livello biologico, sociale e psicologico. Certo. Quindi mettendo in un mixer il Ah, lei. biologico, il sociale e lo psicologico, shakerandolo, viene fuori l'adolescente. Fantastico, beh, un bel mix, devo È dire. un mix importante, quindi quando noi diciamo è un adolescente, non gliene frega niente, è sempre attaccato al telefono, è sempre attaccato a questo, fa solo quello, guarda come va in giro vestito, guarda i pantaloni, guarda il ciuffo, eccetera, Sì. c'è tutto un sistema anche biologico e una zona della corteccia che va a cambiare, senza entrare nel dettaglio delle neuroscienze, che non è la sede più opportuna. Sì, ok. Però c'è tutto un aspetto biologico di cambiamento che è prevalentemente ormonale, ma che ha Certo. anche qualche piccolo cambiamento proprio a livello di corteccia e che va a determinare questa fase bomba di vita. Quindi da lì diventa importante non più l'imposizione della regola semplicemente spiegata perché si fa così. Già da bambini non arriviamo a spiegargli solo il perché si fa così, però è facile. E quante volte al papà col giornale, alla mamma che sta cucinando, all'ennesimo perché del bambino viene da rispondere perché è così. Sì, quando non ce la fai più. Certo. All'adolescente un perché è così non glielo puoi dire, perché in No. quel perché è così va ad affermarsi quella che è: io sono grande, io sto diventando un adulto, io sto prendendo una personalità, vado contro le regole familiari, perché in quel momento ricordiamoci che nell'adolescenza c'è il distacco, se vogliamo, da quelle che sono Sì. le figure di riferimento familiari come modello, Sì, come ok. emotivo, Sì. Sì. per andare a sposare dei modelli esterni al nucleo familiare che all'adolescente sembrano strabello, Ah, struppa certo. figo. Sì, Cioè, sì, sì. usiamo questo termine perché lì riassumono un po' tutti, Sì, no? sì. Stra interessante, stra di successo con i ragazzi. Tutto questo rientra in quel termine lì, tutto lo stra rientra in quella parte. E da lì nascono tutti gli eccessi.
nasce il se tu mi hai detto A, io dico B. E lì mi rifaccio alla domanda di quella ascoltatrice che nel scorsi blocchi ci ha chiesto come faccio di fronte a una regola dove io ho detto ti tolgo il telefonino. Sì. Allora, intanto a partire dalle origini dovremmo abituarci, e io non sono brava per niente in questo, ad esempio, se devo farmi un esame di coscienza, a pensare in positivo. Quindi anche quando andiamo a intervenire sui nostri figli già 2 anni, 4 anni, dovremmo Sì. andare ad usare dei metodi in positivo e non in negativo. Cioè, aiutaci, Vuol Monica. dire che io ti tolgo il telefonino, dovrebbe essere un tu hai il telefonino se. Sì, ok. Un premio, visto come premio, non Esatto. come punizione. Sono tutte Ok. delle conquiste dove se i ragazzi sono abituati fin da piccoli al Sì, ok. ottieni questo se, nel senso avrai questa cosa, certo, Sì, basta che certo. rispetti questa regola che è importante per questo e per questo, quindi capiamo perché è importante la regola, introiettiamola e facciamo sì che questa regola sia importante anche per te perché ti rende così. E Sì. per renderti così la rinforziamo col fatto che da piccolo ha 10 bei voti, magari spunta un gioco perché era quello Sì. che volevi. Ok. Non è, hai preso 10, 2 e quindi via tutto. Ok. È più facile, è vero, è molto più facile. E noi veniamo da una generazione, cioè il genitore dei 30, 35, 40 anni viene da quella generazione dove del positivo non ci pensava nessuno. No, è vero. Quindi è più facile per noi perché di vita abbiamo sperimentato nell'esperienziale tutto l'aspetto del se non fai ti tolgo. Certo. E invece il se fai ti do è più efficace. Sì, è Si vero. chiama token economy. Ah, ok. Forte. Sì. Cosa succede all'adolescente? Intanto ha una separazione individuazione, cioè quello che dicevamo prima, mi separo dalle figure reali che ho avuto fino a questo momento dei genitori, ma allo stesso mi individuo come persona, Sì. eventualmente mi identifico anche con qualcosa di esterno, ma inizio a identificare le mie caratteristiche di persona fisica, mentale, emotiva e di aspettative. Quindi Ok. c'è un armadio di cose che spuntano. Sì. Mentalizza il sé corporeo, cioè elabora una nuova immagine, Sì. elabora una serie di cambiamenti che sono fisici, Sì, certo. che in alcuni momenti non lo portano neanche a stare così bene, perché ricordiamoci che la maggior parte degli adolescenti hanno tutti questi odori che spuntano, Ah, beh, questi certo. brufoli, tutte sì. queste cose che quando si trovano allo Ah, specchio è un'altra immagine beh, di sé che certo. Sì, compare. è vero, sì. Quello ce le Quindi ricordiamo anche questo noi, vanno accompagnati. le terribili foto, no, che avevamo alle medie, so, il Sì, periodo le più foto, le cose dove se brutto. ti guardi adesso dici, oddio, ma com'ero Sì, contata. è vero, Però è vero, è vero. però quella Sì. fase è una fase vera e non è data solo dal look di quel No, no, è momento, è vero. data da tutti questi cambiamenti, dai capelli che stanno dove Sì, ti pare. Cioè, sì, sì. quindi ci sono proprio tutta una serie di cambiamenti fisiologici per cui i ragazzi hanno bisogno di essere accompagnati, non ve lo diranno mai e Certo. non accetteranno mai il vostro palese aiuto, ma se voi No. lasciate del gel casualmente sul lavandino, forse Magari. verrà usato. Certo, sì. Certo, se il gel è riposto nell'armadietto e non No, lo useranno starà sempre là, mai. È certo. troppo convenzionale dentro nell'armadietto, quindi è una regola, quindi fa parte No, del familiare, quindi non certo. lo No, voglio. chiaro, sì. Quindi c'è qualcosa che deve andare a rompere comunque lo schema anche da parte dei genitori Certo, nella quindi cari gestione. genitori bisogna L'adolescente farsi, rompe, bisogna farsi delaga lo furbi. schema. Esatto. Esatto. Poi c'è appunto la nascita sociale, l'assunzione di un ruolo socialmente riconosciuto. L'adolescente scopre dei valori, cioè porta con sé dei valori che non ha dimenticato, ma solitamente questi valori che si porta con sé prova a rovesciarli, Certo, ovviamente, ci a prova, negarli, certo.
a metterli un po' sotto, a schiacciarli. Sì. Poi è verso i 20 anni che quei valori, 18, 20, diciamo 18 forse anche un po' presto adesso, Magari. prima era 18, 20, adesso secondo me è in quella fase dei 20, 24, dove Sì. quei valori iniziano a ritornare È un po' e a è un po' riprendere una lunga. forma di quello che erano con Certo. qualche rivisitazione. Nel Sì. frattempo quei valori vengono presi un po' a pugni. Sì. E lì, anche, allora, lì qual è la cosa stratosferica? L'unione fa la forza. Perché se siete in due e c'è Certo. coerenza educativa, Sì. quando proprio uno sta per dare fuori di matto, rispetto a vedere che tutto quello che è stato fino a quel momento viene buttato via, Sì. Certo. interviene l'altro e va a salvare quel pezzo. Non sempre facile, sì. E poi c'è la soggettivazione, cioè il processo di assunzione della soggettività, cioè creare uno spazio psichico personale. Allora, vuoi fare una pausa e poi parliamo di regole Va o bene. partiamo diretti anche qui le regole? No, dai, riprendiamoci durante questa breve pausa musicale. No, perché già solo con i cambiamenti fisici io sono stanca solo a pensarli. Sì. Quindi direi che forse ci sta la pausa. Sì, pausiamo, pausiamo. Musica. Thank you.
Perché per me che sia Gucci per un bambino è esagerato, nel senso, ma anche siamo. potessi. Perdonatemi, rieccoci su Radio 730. Scusate, ma stavamo parlando fuori onda e non siamo riusciti a comunicare. No, comunque si parlava di cose che sentiamo, purtroppo, notizie di giovani che ci lasciano alquanto sconvolte e quanto la facciata, purtroppo, al giorno d'oggi sia importante per questi ragazzi. Purtroppo, perché. Cioè, si innescano dei meccanismi veramente pericolosi e quando dico pericolosi intendo proprio anche per l'incolumità Sì. e insomma Parlavamo di fatti di cronaca e di esperienze dove la felpa firmata o l'orologio di un determinato tipo poi può creare più problemi che non felicità. sì. E lì poi il senso di colpa è gigantesco, perché poi se vai a ragionare quando è successo qualcosa a tuo figlio e scopri che il motivo era la felpa piuttosto che l'orologio bello che aveva su, poi forse dopo ti fai due domande. Eh sì, beh, E allora ogni poi. tanto le due domande è meglio farsele prima, no? Prima, sì. Per cui di questo parlavamo, perché poi i nostri fuori onda sono sempre molto carichi. Eh sì. Quindi, stavamo dicendo regole. Allora, è una sorta di educazione alla regola nell'adolescenza. Cioè, non arriviamo più a imporre la regola. Dobbiamo passare, aver già passato in realtà, un po' la consapevolezza del cerchio di pericolo, non pericolo in cui muoversi. Quindi non avremo mai l'assoluta certezza, però sapere che fra i vecchi valori che vengono un po' presi a pugni Sì. c'è quella consapevolezza che quel comportamento è così sbagliato che può arrecare un danno irreversibile a se stessi. E quindi, anche incrociando un po' le dita, Molto. diciamocelo, Sì. quando sono fuori e sono adolescenti, perché non è che glielo puoi impedire Ah no, beh, a vita, puoi certo. ritardare magari un pochino l'uscita, Sì. puoi cercare di avere il controllo sul telefono, ma tanto loro saranno più abili di te a Ah beh, staccarlo molto presto. su quello Quindi, sicuramente. senza mezzi termini, nel senso che pertanto tu possa essere controllante, più li stimolerai a non farti controllare. Quindi a un certo punto quel rapporto di fiducia va costruito e va costruito proprio sulla base intanto di ciò che si è fatto prima, della regola non imposta come comando, ma come mediazione e discussione di punti di vista. Ed è difficile perché è legittimo che ci sia un momento dove uno dice: ma ti dico che quello non lo fai e non lo fai. Ma detto così è sicuro che verrà fatto. Perché è un adolescente, sta prendendo le misure con una serie di cose. Potersi mettere lì e discutere del pensiero è un mattone di quella costruzione di fiducia per cui seppur con un occhio aperto si sono fuori, Certo. possiamo provare a dire l'abbiamo mandato fuori. Sì. No, no, certo. Sempre con il patema, perché cosa c'è fuori? Vabbè. C'è il patema, c'è la voglia anche però dall'altra parte Sì. di sperimentarsi. No, no, Quindi è sicuramente. impossibile tarpare le ali su No, no, quello. è giusto. No, no, è giusto. Comunicare è un elemento fondamentale Sì. e secondo me questo lo aggiungo io rispetto a quanto anche ho, sono andata a cercare un po' in giro, nei testi, eccetera, osservare. Questo per l'esperienza che ho, cioè comunicare è importante, ma siccome sono adolescenti può essere che il 70% di quello che vorrebbero dire non lo diranno.
finché non è tardi o finché non è grossa la cosa. O Certo, ovviamente. magari non lo diranno neanche in quel momento. Esatto, ancora peggio, quindi sì. Quindi l'osservazione di tutta quella serie di segnali, cioè, ha sempre parlato e improvvisamente è diventato completamente muto a tavola. Ok. È sempre arrabbiato, è sempre al telefono, ha cambiato atteggiamento, non sorride mai, non lo riesce a vedere mai sereno, ha sempre il cellulare in mano, sì ci sta, ma è diverso da avere il cellulare in mano e chattare, dal nascondersi, dal chattare. Ok, sì. Non ha voglia di fare niente, ha voglia solo di stare chiuso in casa, ok? Il gioco elettronico, Sì. Certo. ma un minimo di socialità dovrebbe restare e di solito resta. Se Sì. completamente scompare o se al contrario c'è solo la voglia di stare fuori totalmente, Ok, sì. ok? Non sto dicendo che devono aver voglia di stare a casa perché non sarebbero No, adolescenti. esatto. Sto dicendo che non c'è neanche uno spazio per Sì, tornare. certo. Ecco, tutti questi segnali, ma anche altri, sono da osservare perché i cambiamenti repentini sono indice Che di c'è un qualcosa. qualcosa che nel non detto Sì. è un problema. E allora quel non detto è meglio vederlo un attimo, capire che cos'è. Certo. Perché questo fa proprio parte della costruzione del rapporto di fiducia e soprattutto va a evitare quelle situazioni estreme dove, quando non abbiamo messo bene le basi iniziali o abbiamo fatto degli errori perché siamo umani e Certo, beh, sì. magari un figlio ha un problema, magari l'altro è tranquillo, Sì. apparentemente, e noi passiamo l'intera vita pensando che il figlio tranquillo possa stare un attimo in stand-by perché l'altro che ha problemi, e per Certo. problemi non intendo che è gravissimo, No, però no. magari ha quel disturbo scolastico per Sì, cui si sì. investe più tempo, ha quella situazione per cui ci siamo concentrati di più. Sì. Anche senza pensare di aver trascurato l'altro, Sì, però ok. ci siamo concentrati tanto su quel figlio. L'altro, quando arriva a quell'età per cui ci si afferma, spesso tira fuori gli artigli. E Ecco, bene. a quel Artigliu. punto però non c'è la base, Certo. perché tutto quello che ha visto Eh è sì. creare un rapporto con l'altra persona e non con se stesso. E lì spesso ci sono i guai, perché lì allora arrivano le situazioni quelle più eclatanti, quelle che a me arrivano, perché come ho detto prima, è difficile che il genitore dell'adolescente così arrivi da me o arrivi in studio. È più facile sul bambino Certo, arrivare sì. un po' in studio, poi magari c'è anche lì tutta una serie di aspetti, no? Che magari prima o poi andiamo un po' a sviscerare di Sì, quelli che sì. sono i blocchi del genitore, magari lo facciamo anche nella prossima Sì, puntata, no? volentieri. Sì, forse, ecco, all'adolescenza si dà un po', la classica spiegazione, ma sì, tanto è Esatto, adolescente. ma sì, tanto adolescente, lo sapevo Esatto. che era Sì, pesante, sì, no? sì, sì. E invece in realtà ogni tanto dietro ci possono essere delle cose. Allora quando poi, proprio per questo ragionamento, ma sì, adolescente, arriviamo a doverci rivolgere, ecco lì ci sono davvero spesso le magagne, quelle grosse, no? Quei percorsi che poi necessitano magari anche di farmacologia, non data dagli psicologi, ma comunque che necessitano di un intervento di una persona che vada anche a supportare il lavoro di matrice cognitivo-comportamentale piuttosto che di matrice sistemica, eccetera, perché magari non è sufficiente più un lavoro psicologico, ma serve anche proprio un intervento diverso. Non è Certo. detto, però può essere, quindi lo mettiamo Potrebbe. lì come spunto. Sì. Allora, nel mettere le regole in famiglia, visto che il tema che ci è stato chiesto è proprio Sì. quello, intanto bisogna essere chiari, basarle sul dialogo, come abbiamo detto, essere coerenti. Cioè, una volta che sono state stabilite le regole, che è in questa casa non si fuma, non fuma nessuno, e poi il padre prende, accende la sigaretta Certo. e ciao, e la coerenza dov'è? Eh sì.
Sì, lì infatti il problema sono gli adulti, sì. Com'è lo stesso errore dei genitori che al bambino piccolo che urla a 2 anni, e qui facciamo un altro ponte, Sì. urlano, non si urla! Eh sì, a Ciao! posto. Quella aspettativa non c'è più. E Eh no. il bambino questi aspetti li coglie, che abbia Certo. 2 anni o che sia un ragazzo e ne abbia 16, 14, Sì. li coglie e ti becca in fallo a Ah tale sì. velocità che tu manco te ne accorgi. Eh sì. Però non è neanche detto, proprio perché è un adolescente, che te lo dica. Ti becca in fallo, se la tiene lì, e su quello si costruirà il suo agire incoerente rispetto alle regole che fino a quel momento ha introiettato e che sono le regole che la famiglia, ma se la famiglia le viola, Certo. perché io adolescente non le posso violare? Eh sì, eh beh, certo. Cosa gli puoi dire? Niente. Solo che quando le ha violate, a te monta la rabbia, io non lo faccio, eccetera, e lì non recuperi quel pezzo, cioè non lo recuperi facilmente, c'è un lavorone per recuperarlo. E non è poco, perché lì poi c'è la grossa difficoltà. Essere pazienti, cioè con l'aureola in testa. Tanta pazienza che non basta Cioè non mai. urlare. No. Non far chiudere l'adolescente, spingerlo a non rispondere alle domande, ed è difficilissimo, eh? Fare squadra, cioè essere una coppia. Anche nelle coppie, che coppia magari lo sono poco. Perché diciamocelo, che c'è anche purtroppo, nelle situazioni di coppia che ci sono in giro, Sì. tantissime coppie che sono delle pseudocoppie, cioè che lo sono anche non separate, Sì. che sono delle coppie perché sono insieme, ma magari non sono coppia nel vivere insieme, che vuol dire che hanno lo stesso tetto, hanno la stessa casa, fanno le stesse vacanze, Sì. ma non condividono esperienze, non Certo. condividono emozioni, non condividono idee. E se io non condivido un'idea con il mio partner, come faccio a condividerla con il mio figlio adolescente? Ah, certo. E come fa lui, poro Cristo, che già ha gli ormoni, il Tutto qua. cambiamento emotivo, cambiamento fisico, la ragazza che non lo guarda, gli piace ma non glielo sa dire, non vuole dirlo perché fino a quel momento ha detto che era madre, e sai che Esatto. cosa stai facendo e se sa Certo. qualcosa da dire? Punire, sia che sia un bambino, sia che sia un adolescente, non è sconfitto lui, è sconfitto l'educatore. Perché se non sono riuscito a costruire dei pezzi Certo. antecedenti, è un bel rebus, è un po' quello che dicevamo prima. Io allora, quando vado a togliere, ha attaccato le gambe, dico, allora, anche lì, a quando dare lo smartphone? Io credo che dipenda da ogni singola esigenza, cioè ogni persona ha una situazione familiare fatta da sé, Sì, pezzi. li ha seccato diretto. Proprio pam, preso. Nel senso, siamo in alternativa allo stare con se abbiamo vietato l'app. Cioè, ogni divieto va calibrato con un tempo da passare insieme. Che si possono vietare, ma quanto tempo dedichiamo? E quelli che ci dicono sia che di stare solo con i nonni e cuginette piccoli, sì. senza l'uso del telefono, senza l'uso dei social e senza niente, si sta raccontando e ci sta raccontando una gran palla. Beh, direi proprio di sì. Sì. Nel senso che poi c'è il genitore, come c'è il genitore del bambino piccolo, che il loro figlio adolescente invece è felicissimo di fare la domenica in famiglietto Sì. e lì è un bagno di realtà devastante Eh per sì, chi perché ma insomma, come? No, quando no. per caso combina Esatto. attaccato alle liane. Sì, appunto. Bomba. Boomerang, perché presto o tardi quel pezzo Salta torna fuori. Ah, e meno certo. ci si è resi conto che in realtà il proprio figlio già dà di qui, e lì è un'altra bomba, Sì. perché in realtà è un boomerang. Sì. Non è solo una bomba, è un bene, quello che non aveva dei 40-50 Ale. decide che ci deve Esatto. vivere.
Ale. smonta le famiglie piuttosto che ci sono, e questo invece sono molto seria, cioè, allora, nell'aspetto precedente erano un po' battute, no? Sì. Esistono soprattutto perché magari sono arrivati prestissimo i figli e in Certo. età dell'adolescenza, ma che sono eccessivi. Rabbia, solitudine, eccessiva parlo, non del vado, sbatto la porta, ma poi vengo a cena. Sì, ho capito. Disgregolazione emotiva, quindi quegli sbalzi di umore che non sono solo tipicamente da. Quindi, fiducia reciproca e un atteggiamento di apertura e di ascolto, mantenendo la calma e tutt'al più iniziando a fumare. Giochi, sostanze, gruppi. Parlo, Sì, poco. riciclati a Esatto. scendere e rientri ad affrontare Esatto, e l'argomento. Ti sei preso un riprendi. attimo per Esatto. staccare la spina e riattaccarla. Allora, Sì, al di sì. là delle battute, diamoci uno stacco. In quella Sì. collaborazione, se sei in coppia, ti pigliamo per Non matta. importa, non Però tu sei importa. fuori, Esatto. quella signora che Come chiede. è andata a finire, però vabbè. Magari ce lo scriverà. Esatto, speriamo, esatto. Va Non bene, so se il caro Mon. titolo era chiarissimo, che era proprio su quella un po' la risposta, no? Un po' il tema che lei ci ha lanciato. Certo, Era, sì. mi ha fatto arrabbiare e gli ho tolto il cellulare. Sì, poi non sappiamo. Quindi mi trovate sull'utilizzazione come ubicazione dello studio. Ok. Partirà probabilmente anche una cosa un po' più allargata, cioè usate come localizzata, come dire, come Ci localizzi, ampliati, risentiamo. fa richieste particolari. La mia Sì. idea era di parlare un po' delle ansie dei genitori, Ah, oh, quindi. che bello, mi piace. Sì. Mi piace molto questa cosa, perché ce n'è in giro parecchi, bisogna. Sì, so già Sì? che parleremo. Perlomeno se nessuno ci scrive non ci scrive, buona serata a tutti. A fra Perfetto. 4 settimane. Certo, grazie Monica, presto. Ciao! Ciao ciao. Bene, ringraziamo la dottoressa Monica Di Somma per questa bella puntata. Come ho detto, potete riascoltarla tranquillamente in podcast su Spreaker, Spotify, Facebook o dal sito della radio. E noi ci sentiamo settimana prossima con sorpresa. Rimanete connessi, così lo scoprirete. Ciao! It's you.